Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Zank94D. In questo quinto appuntamento della serie Problemi per tutti, volevo risolvere il problema che ho proposto nel video scorso, quello dei quadrati. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, ve lo faccio subito vedere. E in pratica, come vedete nella figura, abbiamo un'infinità di quadrati iscritti l'uno nell'altro, sempre ruotati di 30 gradi. E quello che ci chiede il problema in pratica è la somma delle aree degli infiniti quadrati che compongono la figura, sapendo che il quadrato esterno ha lato 1. Se volete potete provare a mettere in pausa il video e tentare di risolverlo, altrimenti noi cominciamo con la risoluzione. Dunque, questo problema sembra difficile, ma in realtà se viene affrontato nella maniera giusta si riesce a risolvere in poco tempo. L'idea chiave consiste nello studiare la relazione fra un qualsiasi quadrato e quello subito più interno, perché questa relazione è valida fra tutti i quadrati che ci sono nella figura. Adesso mi spiego meglio. Dunque, facciamo finta per il momento che esistano soltanto due quadrati, quello più esterno, che ho disegnato in rosso, e quello più interno, che ho disegnato in blu. Ora, se noi studiamo che relazione c'è fra questi due quadrati, poi dopo possiamo sempre ruotare la figura, vedete? Quindi, se noi iscriviamo dentro al quadrato blu un altro quadrato, che ho disegnato in verde e sempre ruotato di 30 gradi, allora le relazioni che valevano fra il quadrato rosso esterno e quello blu interno varranno anche fra il quadrato blu esterno e quello verde interno, ok? Quindi in poche parole basta studiare che relazioni ci sono fra due quadrati, uno più esterno e uno più interno. Riprendiamo quindi la solita figura del quadrato rosso con dentro il quadrato blu. Noteremo che nella figura appunto si formano quattro triangoli rettangoli. Quello che vogliamo dimostrare è che questi quattro triangoli sono tutti di angoli 30, 60 e 90 gradi e per di più sono congruenti. Qualcuno di voi potrebbe dirmi sì, ok, grazie, si vede, però io preferisco fare una piccola dimostrazione. Allora, l'unico dato che sappiamo è che i due quadrati fra di loro sono ruotati di 30 gradi, quindi quest'angolo che ho segnato è di 30 gradi, ok? Adesso però noi sappiamo che quello rosso è un quadrato, quindi l'angolo in basso a destra sarà un angolo retto, ok? E quindi, visto che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre pari a 180 gradi, allora quest'altro angolo del triangolo rettangolo, appunto, sarà di 60 gradi, perché la somma deve fare 180, no? Ma noi sappiamo che anche quello blu è un quadrato, quindi quest'altro angolo che ho segnato sarà un angolo di 90 gradi, ok? E visto che la somma di questi triangoli che ci sono sulla destra fa 180 gradi, perché la somma è un angolo piatto, allora quest'altro angolo dovrà essere un angolo di 30 gradi. Avete capito? In pratica si continua così. E visto che questo rosso è un quadrato, appunto, allora quello lì sarà un angolo di 90 gradi e di conseguenza, visto che la somma degli angoli interni di un triangolo fa 180, allora quest'altro sarà di 60 gradi e si continua sempre così. Vedete, sto continuando a applicare queste regoline e mi accorgerò che alla fine tutti i triangoli hanno angoli di 30, 60 e 90 gradi. Ora, poiché questi triangoli hanno tutti gli angoli uguali, si dicono simili. E per chi non sapesse cosa vuol dire simili, vuol dire semplicemente che sono tipo in scala. Adesso, per vedere se sono effettivamente congruenti, quindi una cosa in più, basta verificare che abbiano un lato uguale. E noi sappiamo che questi triangoli ce l'hanno per forza un lato uguale, perché il loro lato obliquo è il lato del quadrato interno. Ora, visto che un quadrato ha tutti i lati uguali, allora tutti questi lati che ho segnato saranno uguali, di conseguenza i quattro triangoli sono congruenti. Esiste anche un criterio di congruenza che dice questo, non mi ricordo qual è il primo, secondo, terzo, non è importante. Adesso però vi ricordo che noi volevamo sapere quale fosse la relazione fra il quadrato esterno e quello più interno. E questa roba dei triangoli ci serve appunto per questo. Dunque riprendiamoci un momentino la nostra figura. E cominciamo a mettere dei nomi. Chiamiamo LE il lato del quadrato esterno e LI il lato del quadrato interno. Ora, il triangolino di angoli 30, 60, 90 che ha come ipotenusa LI, possiamo completarlo a triangolo equilatero. Cioè, se io disegno quest'altro triangolo perfettamente simmetrico, sempre di angoli 30, 60, 90, abbiamo ottenuto un triangolo equilatero, che ha infatti tutti gli angoli di 60 gradi. Quindi cosa sappiamo? Sappiamo che anche tutti i lati sono uguali, quindi questo lato qua sarà LI, mentre i due lati in basso quanto misureranno mai? E beh, misureranno un mezzo LI, per il semplice motivo che sono uguali e la loro somma deve fare LI. Ora non ci resta che capire quanto vale quest'altro lato che ho segnato in verde, che chiameremo appunto X.
Molti di voi probabilmente sapranno già a memoria quanto vale x, per il semplice motivo che è una cosa che si fa alle medie, no? L'altezza del triangolo equilatero, ma noi ce lo possiamo comunque tranquillamente ricavare con il teorema di Pitagora. Sappiamo che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, quindi in pratica x quadro più un mezzo li al quadrato uguale li al quadrato. Ora basta giusto un po' di algebra elementare, in pratica eleviamo al quadrato un mezzo li e otteniamo un quarto li quadro, lo portiamo a destra cambiandolo di segno e otteniamo x quadro uguale li quadro meno un quarto li quadro. Adesso sommiamo i due termini di destra e otteniamo x quadro uguale 3 quarti li quadro. E a questo punto facciamo la radice quadrata. Li quadro sotto radice fa li, radice di 4 è 2, radice di 3 invece è radice di 3, insomma. E otteniamo così x uguale radice di 3 fratto 2 li. Adesso che sappiamo quanto vale x, ce lo scriviamo nel disegno al posto della x. E però cos'altro sappiamo noi? Sappiamo che visto che i quattro triangoli sono congruenti, allora possiamo dire che anche quest'altro lato che ho evidenziato in verde vale sempre radice di 3 mezzi li. Perché? Perché sono i due cateti lunghi dei due triangoli giallini. E adesso abbiamo fatto la magia, perché come vedete abbiamo che un mezzo li e radice di 3 mezzi li sono i due lati che formano il lato le, cioè il lato esterno del quadrato grande. Quindi scriviamo li uguale un mezzo li più radice di 3 mezzi li. E da questa possiamo ricavare la famosa relazione fra il lato del quadrato esterno e il lato del quadrato interno. Anche qui basta giusto un pochettino di algebra, scriviamo li uguale a un mezzo più radice di 3 mezzi li, sommiamo i coefficienti, e quindi li uguale 1 più radice di 3 fratto 2 li, e moltiplicando tutti e due i membri per 2 fratto 1 più radice di 3 otteniamo li uguale 2 fratto 1 più radice di 3 li. E questa è la famosa relazione che ci servirà per i prossimi calcoli. Bene, adesso vediamo di aggiungere qualche quadrato. Io ho deciso di chiamare L0 il lato del quadrato grande, esterno a tutti quanti, L1 quello subito più interno e così via, L2, L3 ed L4 quelli sempre più interni. Ora noi sappiamo che LI lato interno è uguale a 2 fratto 1 più radice di 3 lato esterno, ok? Quindi L0 per i dati sappiamo che vale 1. L1 quanto varrà mai? 2 fratto 1 più radice di 3 volte L0. Quindi 2 fratto 1 più radice di 3. L2 invece quanto vale? E beh, L2 è il lato interno rispetto a L1, quindi sarà 2 fratto 1 più radice di 3 volte L1. Ma sappiamo che L1 valeva 2 fratto 1 più radice di 3, quindi L2 varrà 2 fratto 1 più radice di 3 tutto al quadrato. E così si continua. Sappiamo che L3 è il lato interno rispetto a L2, quindi sarà 2 fratto 1 più radice di 3 volte L2. Che fa 2 fratto 1 più radice di 3 al cubo. E così via, L4 verrà 2 fratto 1 più radice di 3 alla quarta. Vedete? C'è sempre questo termine costante, 2 fratto 1 più radice di 3, sempre a potenze maggiori. Quindi potete già immaginare come andrà a finire. Adesso però il problema ci chiedeva la somma delle aree dei quadrati. Quindi calcoliamo le varie aree. Ora, credo di non stupire nessuno se dico che l'area di un quadrato è lato al quadrato. Quindi l'area del quadrato più esterno, chiamiamo A0, sarà 1 per 1 uguale 1. L'area del quadrato 1 sarà 2 fratto 1 più radice di 3 tutta la seconda, mentre A2 varrà 2 fratto 1 più radice di 3 alla quarta, perché potenza di potenza si moltiplicano gli esponenti. E così quindi A3 varrà 2 fratto 1 più radice di 3 alla sesta, e A4 la stessa cosa all'ottava, insomma. E anche qui capite come potrebbe mai continuare avanti. Ci sarà alla decima, alla dodicesima, alla quattordicesima e così via. Ora, quindi noi volevamo sapere quanto vale la somma di tutte queste aree che ho deciso di chiamare S, quindi S uguale a 0 più A1 più A2 più A3 più A4 eccetera eccetera eccetera, e di conseguenza S uguale a 1 più 2 fratto 1 più radice di 3 alla seconda più 2 fratto 1 più radice di 3 alla quarta più 2 fratto 1 più radice di 3 alla sesta e così via. Ora, come qualcuno di voi avrà già intuito, ho lasciato un po' di spazio prima e dopo l'1 perché io al posto di 1 ci scriverò 2 fratto 1 più radice di 3 tutto alla 0. Tanto non cambia nulla perché qualsiasi numero elevato alla 0 fa sempre 1, a parte 0. Comunque adesso questa espressione qui non vi ricorda qualcosa? Una somma di infinite potenze che va sempre avanti all'infinito? Beh, chiaramente una domanda retorica perché ve l'avevo già detto come suggerimento nel video scorso, cioè di guardare il video di Achille la tartaruga. Ad ogni modo, per chi non sapesse di cosa sto parlando, facciamo un piccolissimo flashback.
t uguale sommatoria per gli n che vanno da 0 a più infinito di x alla n, t uguale a 1 fratto 1 meno x, quindi per forza di cose, sommatoria per gli n che vanno da 0 a più infinito di x alla n uguale 1 fratto 1 meno x. E così abbiamo ottenuto una relazione matematica che potrebbe esserci utile anche per risolvere altri problemi. Dunque, tornando a noi, questa è la nostra serie, mentre quest'altra che ho evidenziato in arancione è la serie di Achille e la tartaruga. C'è giusto un piccolo problema, cioè queste due serie non sono perfettamente uguali, no? Perché la nostra non c'ha tutte le potenze, c'ha soltanto le potenze pari, potremmo dire, 0, 2, 4, 6, 8, 10, eccetera. E quindi cosa facciamo? Cioè dobbiamo inventare da capo una nuova serie? Ma no, ma dai, non vi avrei mai lasciato un problema del genere, dove bisogna inventare una nuova serie numerica. No. Utilizziamo di nuovo le proprietà delle potenze. Sappiamo che la potenza di potenza è ancora una potenza, che ha per base la stessa base, e per esponente il prodotto degli esponenti. In pratica facciamo un pochettino il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Queste potenze le spezziamo e scriviamo S in questo modo. Cosa abbiamo fatto? In realtà perfettamente nulla, perché se voi rimoltiplicate i vari esponenti, ottenete 2 per 0 che fa 0, 2 per 1 che fa 2, 2 per 2 che fa 4, 2 per 3 che fa 6, 2 per 4 che fa 8. Vedete che i termini restano sempre gli stessi, abbiamo soltanto scritto la stessa cosa in un modo diverso. E questo ci è molto utile perché se adesso noi chiamiamo 2 fratto 1 più radice di 3 alla seconda uguale a x, allora otteniamo che x uguale, sviluppando un pochettino il quadrato, al numeratore abbiamo 4, al denominatore quadrato del primo più quadrato del secondo più doppio prodotto del primo per il secondo, quindi 1 più 3 più 2 radice di 3. Quindi abbiamo 4 fratto 2 radice di 3 più 4 uguale a, dividiamo tutto per 2, sia numeratore che denominatore, otteniamo 2 fratto radice di 3 più 2, e questo, se lo mettete nella calcolatrice, vi verrà circa uguale a 0,536, insomma. Quindi x è compreso fra 0 e 1. E beh, se x è compreso fra 0 e 1, possiamo utilizzare la serie. In pratica la nostra S ora, con la x al posto di questo valore qua, è diventata x alla 0, più x alla 1, più x alla 2, più x alla 3, più x alla 4, eccetera, eccetera. E ho lasciato apposta le quadre per farvi vedere meglio la corrispondenza. Ma adesso cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che S è uguale a, possiamo scrivere di nuovo questa scrittura in una maniera un po' più compatta, cioè sommatoria per gli n che vanno da 0 più infinito di x alla n, che vuol dire appunto, per n uguale a 0, x alla 0 più x alla 1 più x alla 2 più x alla 3, eccetera, eccetera. Quindi per concludere possiamo finalmente applicare la formulina scritta in arancione. Cioè abbiamo già verificato che x è compreso fra 0 e 1. Abbiamo verificato che la S può essere scritta come somma di x alla n con n che va da 0 più infinito e di conseguenza potremo scrivere il risultato della nostra S come 1 fratto 1 meno x. Quindi S uguale 1 fratto 1 meno x uguale a, al posto di x ci mettiamo il suo valore, quindi scriviamo 1 fratto 1 meno 2 fratto radice di 3 più 2, che è il valore di x scritto in una maniera un po' più decente rispetto a quello iniziale, insomma, uguale a, adesso sommiamo i termini al denominatore, 1 fratto radice di 3 più 2 meno 2, tutto fratto radice di 3 più 2. E a questo punto più 2 meno 2 fa 0, quindi otteniamo 1 fratto radice di 3 fratto radice di 3 più 2. È uguale a radice di 3 più 2 fratto radice di 3, perché quando c'è un 1 fratto possiamo invertire il denominatore e portarlo al numeratore, e otteniamo 1 più 2 fratto radice di 3, spezzando a metà la frazione, cioè sarebbe radice di 3 fratto radice di 3 più 2 fratto radice di 3. Ora, se vi interessa, questo numerino messo sulla calcolatrice dà un risultato di 2,15. Cosa significa? Significa che allora il quadrato più esterno ha area chiaramente 1, perché è lato 1, 1 per 1 fa 1. Quindi la somma delle aree di tutti quegli altri più interni fa poco più dell'area di quello esterno. Cioè, questo qui area 1, la somma di tutti gli infiniti altri quadrati fa 1,15, quindi poco di più. E secondo me questa è una cosa abbastanza interessante da notare. Comunque, problema risolto, il video di oggi quindi finisce qui. E ci vediamo la prossima settimana con un altro video di attualità e politica. Adios!